Ciao a tutti, in questo video faremo questo trucco qui che io ho postato subito, sto postando subito prima di Natale, ma direi che è molto adatto anche a Capodanno. Sono andata sui colori argento, colori freddi. Nel prossimo che farò, che pubblicherò proprio il 24, andrò su colori più caldi. Io ho una grande preferenza per i colori freddi, quindi ho scelto questi. Spero vi piacerà il tutorial e seguitelo. Io ho già applicato correttore, fondotinta, cipria e ho anche sistemato le sopracciglia per guadagnare tempo. Ora andiamo a lavorare subito sull'occhio. Vado a stendere su tutta la palpebra e vado anche un po' sotto il primer, la base della linea Prep and Prime, e io uso il colore medium. Lo spalmo su tutta la palpebra. Io utilizzo le dita per stendere la base. La vado a stendere anche nella palpebra inferiore, su tutta la palpebra inferiore e anche in questa zona qui. Ora con un pennello ampio, mi permetta comodamente di riempire in breve tempo tutta la palpebra, vado ad applicare Mylar di MAC, che è un color carne, diciamo, completamente matte. Applico Mylar su tutta la palpebra. Io tiro un pochino perché ho delle rughette in questa zona, quindi tiro leggermente soltanto per questo. Se voi non le avete, non tirate. Le applico anche sotto. Ora con un pennello ampio come quello di prima, vado a prendere nylon di MAC. Ops, facciamo danni. Allora, nylon di MAC, che è questo color avorio. Con dei brillantini, diciamo, oro molto molto bello, satinato, e lo applico nell'arcata sopraccigliare e scendo un po' in questo modo e lo applico anche all'inizio dell'occhio e scendo così. Ora con un pennello molto preciso, piccolo, andate a prendere Plumage di MAC, che è questo, e l'applicate in questa zona qui della piega dell'occhio. Tirando un po' più in su, vi dico che questo colore non è semplice da lavorare, è matte, è molto difficile da sfumare. E può essere antipatico a molte perché non è facile da non solo da sfumare, ma anche da applicare. Non è semplice. E create questa forma. Non bisogna essere precisi perché andremo a sfumare completamente. Ora con un pennello per sfumare inizio appunto a sfumare facendo dei movimenti a mezzo cerchio, dei movimenti semicircolari, tiro un pochino fuori e creo la solita fine a C. Poi per i bordi vi consiglio di prendere un altro pennello per sfumare pulito e di lavorare i bordi della forma, per non portare altro colore nel colore nell'illuminante che abbiamo applicato prima. Ora con un pennello per sfumare, un po' particolare perché è per sfumare però abbastanza rigido e corto, vado a prendere un po' di pigmento argentato, silver, color argento di MAC, che è questo, è bellissimo. Ne prendo un po' e vado ad applicarlo nella palpebra mobile. Quando maneggiate i pigmenti, vi consiglio di prendere veramente poco prodotto perché il pigmento è proprio colore puro, è molto intenso e quindi ne basta veramente pochissimo per ottenere un risultato che forse non otterreste mai con un ombretto. Poi alla fine dell'occhio andiamo a creare una sorta di codina che va ad abbracciare il colore grigio in questo modo. Prendo un pennello per sfumare, quello che avevo usato prima, pulito per sfumare i bordi del grigio, e sfumo leggermente la fine, la codina che ho fatto insieme al grigio. Leggermente. Ora prendo una matita nera e vado ad applicarla, all'interno dell'occhio, verso la fine, fino a metà, sporcando anche un po' sotto.
faccio una leggera codina. Poi prendo un pennello per sfumare, preciso, ma non mi serve che sia precisissimo in questo caso, e sfumo leggermente, ovviamente non dentro l'occhio, ma quello che è andato fuori. Applico la matita nera anche internamente all'inizio dell'occhio, solo nella parte superiore. Ora utilizzo un eyeliner in gel per creare una linea eyeliner non troppo grossa, perché non voglio offuscare la luminosità del pigmento color argento. Realizzo una mini codina. Ora vado ad applicare le ciglia finte, che io utilizzo come al solito quelle del sito My Body Soul. Non so se ci sono ancora sul sito, perché io ho fatto scorta un po' di tempo fa. Dopo aver applicato le ciglia finte, vado a prendere un po' di plumage, l'ombretto grigio che abbiamo usato prima, e lo applico nell'altra metà inferiore dell'occhio, dove non c'era niente. Poi vado a prendere dei glitter argentati, questi sono della Debbie, e li applico sotto le ciglia inferiori, nella parte esterna della palpebra. Applico il mascara sopra e sotto, unisco le mie ciglia con le ciglia finte, enfatizzo le ciglia più esterne, non dimentico le ciglia inferiori, tutte, anche quelle più interne. Come ultimo tocco nella zona occhi, applico diciamo come delle goccioline di argento alla fine dell'occhio. E gli occhi sono finiti. Ora vado al viso. Per fare il contouring prendo un marrone matte, completamente matte, come questo. Ne prendo poco comunque. E vado a creare la mia ombra sotto lo zigomo. Creo delle ombre anche in questa zona. E anche qui, soprattutto per chi non ha la frangetta, per chi insomma avrà la fronte scoperta. Prendo un pennello per blush abbastanza preciso, questo è della Neve Makeup, e vado a prendere, ecco, un blush un po' satinato lilla. Utilizzerò questo qui, dalla mia palette della Froling, è un lilla satinato. Mi sembra che avevo utilizzato già in un altro tutorial. Scarico e applico in questa zona. Non vado a caricare tantissimo, perché già il trucco è molto carico. Ora passo alle labbra e vado a prendere la mia matita correttiva della Shiseido, che mi piace tantissimo, e contorno le labbra. Contorno ovviamente fuori, dalla parte esterna, e questo serve sia a delimitare un po' di più le labbra, per chi ha un colorito molto simile a quello della pelle, e sia per evitare che il colore vada in giro, sia per ingrandirle un po'. Sfumo e vado ad applicare un gloss. Questo gloss mi piace tantissimo, ho comprato quando ero in Spagna, in un supermercato, se non sbaglio è della Rimmel, non so se ci sia qui, non ho guardato, non l'ho cercato. È un gloss, diciamo, lilla, lilato, bianco lilato, diciamo, che ha dei riflessi blu-azzurri, è veramente bellissimo. Questo è il trucco finito, sono ancora un po' lucida del Fix Plus, spero vi sia piaciuto e niente, ci vediamo alla prossima, ciao!